Buongiorno, oggi è martedì 1 luglio, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo variabilmente nuvoloso nelle prime ore della mattinata, la tendenza è comunque quella ad un rapido miglioramento assenza di precipitazioni, in regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, diamo subito un'occhiata alle aperture dei quotidiani che sono in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, legge sui vitalizi, ecco tutti i tagli, i giudici dicono non sono un diritto, nuovi consiglieri, restano le pensioni. Il quotidiano Alto Adige, vitalizi, scure sugli anticipi, identica apertura quindi, tagli fino al 28%, ma oggi si discute in aula. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, la truffa ai danni di una donna da parte di un presunto corteggiatore, le avrebbe chiesto di sposarlo e poi sono spariti ben 110.000 euro. Sempre per la cronaca a livello locale, il quotidiano Tageszeitung, la preoccupazione da parte dei vertici provinciali, soprattutto nel settore del sociale, per la mancanza di risorse. Passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, uccisi i tre ragazzi israeliani. Netanyahu dice Hamas pagherà. Riunione d'emergenza a Gerusalemme. L'orrore e la paura in questa parte del mondo. Ancora una strage di migranti, 30 morti in mare. In Sicilia non c'è più posto per i corpi. Nel Mediterraneo si stimano 10.000 vittime in 7 anni. Il ministro Alfano dice basta con l'Europa assente. Falso in bilancio, divorzi senza giudici, le linee guida della riforma Renzi, il governo e la nuova giustizia, 2 mesi per definire il piano. Sarà Genova a demolire il relitto della Costa Concordia, la nave affondata al Giglio verrà rimossa entro il 20 di luglio, no all'ipotesi dell'offerta di Piombino. Lasciamo la cronaca del quotidiano Corriere della Sera, passiamo a quella a carattere economico, il Sole 24 Ore, la flessibilità c'è, sbagliato parlare di nuove regole. Padoan dice: se il PIL rallenta, inevitabile impatto sui conti. Torniamo a livello locale con il Corriere dell'Alto Adige, lo abbiamo visto poco fa, ci si occupa di politica e dell'ormai noto tema dei vitalizi e delle pensioni, dei politici, liquidazioni d'oro, ecco gli effetti dei tagli. La riduzione cala dal 30 al 20%, nuovi consiglieri, le pensioni restano 30 milioni di risparmio immediato, con queste risorse verrà istituito un fondo ad hoc con finalità sociali. Legittima aspettativa, non un diritto acquisito, liquidazioni, avviso della Corte dei Conti, possibili interventi retroattivi. Sempre per la cronaca, il mercato immobiliare, il comune di Bolzano, 2.000 alloggi vuoti in città. 3 anni fa però le case sfitte erano 700 in più. Morello dice la tendenza è quella ad una diminuzione. L'assessore Pasquali soddisfatta, segnali positivi dai bonus per le ristrutturazioni. Il centro commerciale, il progetto, c'è la delibera, i progetti vanno presentati entro l'8 di agosto. Noi partecipiamo al 100%, dicono i responsabili di Emozioni per l'Alto Adige. L'assessore Pasquali interviene, il margine economico esiste, Hager si dice comunque pessimista. Sempre per la cronaca, secondo vicepresidente della Libera Università di Bolzano, scelta rinviata a settembre, faremo un workshop. Felis del Partito Democratico, ricordiamo, è stato stoppato. Nomina tormentata. L'altro fronte, il Consiglio Accademico, istituisce un nuovo dottorato per la facoltà di economia. Si spacciava per ragazzina un pedofilo, è finito in manette. 5 casi scoperti dalla polizia postale. Le vittime adescate grazie ad un falso profilo Facebook. La rivelazione: Michael Jackson assolta, spunta il video. YouTube messe in rete le riprese inedite della visita altoatesina. La star americana fu ospite nella baita dell'imprenditore tedesco Tödenhöfer. Ancora con la cronaca sempre a cura del Corriere dell'Alto Adige, neopatentati. Ogni anno 271 incidenti, i dati riguardano la provincia di Trento, i feriti sono 136 ogni 12 mesi. Passiamo alla pagina economica, fondo strategico, solo 2 offerte. Selezione Esseger, partecipa alla Invest del gruppo Pensplan, giovedì apertura delle buste, la regione dice la scelta entro il mese di settembre, Labor Fonds, siamo un vero e proprio modello. Chiudiamo con la cronaca sportiva, ci si occupa di hockey su ghiaccio, il Caldaro dice cambiamo sistema,
La società scrive alla federazione, Vipiteno e Renon, le più attive sul mercato. Lasciamo la cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige, passiamo al dettaglio della cronaca a cura del quotidiano Alto Adige. In prima pagina, oltre al tema dei vitalizi, ci si occupa delle novità nel settore dell'idrogeno per autotrazione. Il bilancio della provincia, sappiamo, una bacchettata da parte della Corte dei Conti e i problemi nel settore del sociale, con l'assessore Stocker che chiede un ritocco di 40 milioni di euro. Una lieta notizia, vedremo tra poco i dettagli. La bambina nata a Ponterese, all'emozione di mamma e papà, non sono riusciti ad arrivare in tempo all'ospedale provvidenziale, l'intervento di un'ambulanza. Allora, vediamo il dettaglio di alcune di queste notizie. L'idrogeno, la provincia pensa a nuovi distributori, Compacere interviene, a Bolzano dovrebbero seguire Bruni, Comerano e Bressanone per finanziare l'iniziativa, preventivata una spesa di 500.000 euro ogni anno fino al 2015. La cronaca del capoluogo, Marta Stocker dice: nel sociale mancano 40 milioni di euro, l'assessore provinciale chiederà oggi in giunta di portare il budget del settore da 382 a 422 milioni di euro. Ancora con la cronaca, abbiamo visto la bella notizia in prima pagina, il sorriso contagioso di Heidi, la bambina nata a Ponteresia. Il padre dice: non sarei mai riuscito ad arrivare in ospedale con la macchina, troppo traffico, ero molto agitato, ma sono stati momenti emozionanti. In sostanza, la bambina è nata a bordo di un'ambulanza. Passiamo alla cronaca di Merano, una brutta notizia, chiodi e spilli dentro i bocconi, un gesto barbaro, titola il quotidiano Alto Adige. Inquietante ritrovamento a Maya Bassa, dove ci sono già stati episodi di avvelenamento di alcuni cani. È tutto per la cronaca, come sempre noi ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Pancetta affumicata Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Vuoi organizzare il tuo evento perfetto? Affidati a degli esperti. Show Vision. Event Technology. La prima immagine che vi proponiamo questa mattina ci porta in Valpusteria. La webcam che vi proponiamo ci fa vedere la zona, la conca dell'abitato di Brunico, la vista è da Plan de Corones, vedete all'orizzonte ancora un po' di nuvole. Ci spostiamo all'imbocco della Val Venosta, come sempre la situazione è intorno alle 6 di questa mattina, e diamo un'occhiata anche verso la città di Merano. Io vi ricordo che grazie alla collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Meteo News siamo in grado tra pochi istanti di farvi vedere qual è stata l'evoluzione delle ultime ore sulla nostra provincia, su gran parte dell'Europa, riguardo le condizioni meteo, grazie alla vista dal satellite. Vedete, transito di foschie, soprattutto innocue nel nord Italia, quindi anche in provincia di Bolzano. Con la grafica per capire quello che ci attende oggi le minime sono in linea con gli ultimi giorni, 13 gradi sia a Merano sia a Bolzano, 10 gradi a Vipiteno, identica temperatura a Glorenza, 9 gradi a Brunico. Ci spostiamo al pomeriggio, innalzamento dei valori, massimo intorno ai 26-27 gradi, come negli ultimi giorni alta la probabilità di rovesci. Soprattutto nella seconda parte del pomeriggio non mancheranno i classici temporali di calore. Gli aggiornamenti di queste previsioni del tempo sono a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. L'indirizzo del nostro sito lo conoscete, www.video33.it. Avete a vostra disposizione questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali. All'interno della Mediateca a vostra disposizione anche le previsioni del tempo e i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Potete come sempre seguirci in streaming. Io vi ricordo che alle ore 13 e alle ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi lascio adesso all'agenda di questa giornata. Seguirà come sempre l'oroscopo. Vi auguro un buon proseguimento.
van, wo, cosa, quando, dove, il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 1 luglio, musica 538, Parco Hotel Auri in Bolzano, ore 20:30. Musica, concerti d'organo, Piazza Duomo, Bressanone, ore 20:30. Musica, Let's Spin, Vicolo Erardo, Bressanone, ore 20:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete. Per buona parte della giornata sarete insolitamente stanchi. Non imponetevi ritmi elevati e concedetevi tutto il tempo necessario per recuperare le forze. Toro, qualcuno sta cercando di dissuadervi dal tentare un'esperienza nuova ed insolita, voi però vi sentite audaci e pronti a correre qualche rischio. Gemelli, ultimamente avete imboccato parecchie scorciatoie. Oggi però dovrete prendere atto a vostre spese che a volte la strada più lunga è la migliore e la più sicura. Cancro, sarà molto importante oggi il modo in cui stabilirete le vostre priorità. Le vostre scelte avranno effetti non solo sulla vostra vita, ma anche su quella di chi vi circonda. Leone, avete lavorato sodo per realizzare un progetto che riveste una grande importanza per voi. È arrivato il momento di metterlo da parte e rilassarvi un po'. Vergine, non tutti ritengono che il vostro modo di procedere sia il migliore in assoluto, ma avrete modo di dimostrare che sicuramente è il migliore per voi. Bilancia, un certo accordo potrebbe avere conseguenze che non avevate previsto. Per quanto impreparati, saprete farvi fronte. Scorpione, potreste trarre ispirazione da qualsiasi luogo, persona o situazione oggi. Vi basterà tenere gli occhi aperti. Sagittario, qualcuno è pronto ad affidarvi nuove responsabilità, ma voi siete pronte ad assumerle? Rispondete onestamente a questa domanda. Capricorno, un ricordo dell'infanzia assumerà improvvisamente un valore diverso da quello che ha sempre avuto in passato. Molte altre cose potrebbero prendere un significato differente. Acquario, non siete entusiasti di ciò che vi aspetta, ma non ci sono molte probabilità che riusciate ad evitarlo, perciò vi conviene cambiare atteggiamento e fare buon viso. Pesci, non sarà facile andare subito d'accordo con una certa persona oggi. Dovrete imparare poco a poco a stare insieme e abituarvi l'uno all'altro.